VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Eccomi qua, Priolo Gargallo, per la prima volta in questa zona, ma ovviamente non per la prima volta in Sicilia, perché ormai forse mi amano più gli amici siciliani che quelli pugliesi. Non è proprio così, però dopo tanti anni durante i quali ho girato e rivoltato la Puglia, ormai sono 4-5 anni che la regione che la fa da padrone nella mia estate è proprio la Sicilia. Quindi grazie agli amici siciliani, grazie a questa serata che sicuramente sarà una bellissima serata, organizzata in maniera egregia, quando vedo tutte queste sedie belle con tutte le distanze di sicurezza adottate, le transenne, organizzata veramente bene, già parti bene, un palco straordinario, e quindi questa sera mi vedo veramente anche con la Tatangelo un bello spettacolo. E ricordo quando 20 anni fa mi è venuta l'idea di mettere in scena le barzellette sceneggiate nel 97, vincendo la 6 l'ultima, il programma per eccellenza di barzellette, e ritirando il premio Gino Bramieri fui costretto a inserire nel mio repertorio le barzellette, però non avrei mai pensato di fare della mia carriera tutta una barzelletta. Poi a distanza di 3 anni, quindi parliamo del 2000, ho pensato di sceneggiarle. Nasce il Mudù, che nasce su Telenorba, un'emittente grossa in Puglia, Molise e Basilicata, e grazie ai social, possiamo dire grazie ai social, ormai sono 5-6 anni che spopolano ovunque, perché sembrano nate apposta per i social, perché sono brevi, sono comiche, e poi il lockdown ovviamente ha chiuso tutti in casa, e quindi tutti quanti tra telefonino o YouTube ne hanno approfittato per gustarsi le mie gag, e io ne ho approfittato per avere sempre più iscritti. E quindi insomma questo è il percorso più o meno, senza trascurare questo inverno l'appuntamento su Rai 2 che mi ha visto occupato, impegnato il 15 giugno e il 22 giugno con 2 puntate in prima serata tutte mie dal titolo Stasera con Uccio, avere un programma che si intitolasse Stasera con Uccio, insomma che nel titolo ci fosse anche il mio nome, è una cosa veramente prestigiosa. E poi tanta esperienza nei villaggi, tornando in televisione a Made in Sud, e poi film a dicembre forse uscirà il film con Diego Batantuono, forse nel senso che o a novembre o a dicembre o a gennaio, il film I Mammoni, anche lì una bella parte mi è stata affidata. Quindi senza trascurare cinema, senza trascurare la piazza e il teatro, perché tanto teatro è previsto in quest'inverno 2021-2022, mi auguro anche in Sicilia, e in programma Catania, Palermo, sicuramente ci sarà al Teatro Olimpico a Roma addirittura 5 repliche del mio show con Umberto e Antonelle, protagonisti con me di questo programma che si chiama Mudù. E si chiama Mudù perché è un'espressione pugliese, come per dire mamma mia. Esisteva il ballo del Mudù, che era una sigla che io facevo ballare nei villaggi turistici. Per utilizzarla come sigla del programma ho pensato, se il programma lo chiamo Mudù, la sigla già ce l'ho, e l'ho chiamato Mudù, e ho utilizzato appunto questa sigla che è il ballo del Mudù. Forse stasera, perché ovviamente vedete l'intervista, lo spettacolo già è andato, però la sto facendo l'intervista in questo momento, lo spettacolo deve ancora cominciare, ancora vedete sta per c'è un tramonto straordinario, e quindi penso che stasera la farò ascoltare al pubblico di Priolo. Come si chiamano gli abitanti di Priolo, Gargallo? Non lo so, lo chiederemo uno a uno. Giacomo, Luigi, Arturo, hanno dei nomi belli, Un bacione a tutti da parte di Uccio, ciao! Quando in furia la tempesta... Scusate, mi alzo io o vi alzate voi? Non lo so. L'ho detto questo fatto o non l'ho detto? In piedi! E com'è? Carmelo, tu qua eri bravo e mo sei diventato Giuccio, forse è contagiosa... Pronti? Seduti, io sto in piedi, seduti. Oh ragazzi, io devo dare il premio a uno, mi sembra una tragedia. Allora, cannucce in bocca, cappello no, cappello ce l'ho io. Non vi conoscevate, questo è il bello, 3 persone non si conoscevano, se si incontravano oggi neanche si sarebbero salutati, invece adesso si crea questo rapporto di affiatamento, se vi incontrate domani è diverso, potrete dire ciao, ti ricordi la figura di merda che abbiamo fatto 3, cioè è più bello, e poi da cosa nasce cosa. Attenzione, cannucce in bocca ragazzi. In bocca, cannuccia, shhh, vai. Viva San Eugenio, salvatore dell'anima mia. Viva San Eugenio, salvatore del mio cuore.
tempesta ed il tuono fa paura, in campagna o fra le mura, Sant'Eusebio è qui con me. Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura. Che serata di merda, mannaggia la miseria. Che bello. Facciamo un applauso, va tutte e tre. Allora, ultimo stop e poi diamo il premio. Ultimo, eh? Livi il cap. Ultimo stop e poi voi mi dite col vostro applauso chi è stato il più bravo. Ultimo, eh? Attenzione. Pronti? Shh, fermi. Non gioco più, applauso a tutte e quattro, applauso a tutte e tre, bravi, le mani, ritmo, non vi sento, hey. Allora, vediamo chi ritira il premio, in piedi ragazzi, in piedi, chi avrà l'applauso più forte, lasciate il cappello sulla sedia, ecco qua, grazie, la cannuccia ve la tenete, poi vi dico stasera che dovete fare la cannuccia uno a uno con il... Con entusiasmo però, mi raccomando. Allora, adesso voglio fare il finale di questa serata per me, che insomma, dicendo sono qui a Priolo di Gargallo e questo è il pubblico, quando faccio così qua il macello deve succedere. Stai attento, ecco. Allora, pronti? Però che bella serata qui a Priolo Gargallo e questo è il nostro pubblico! Grazie! Allora... Sindaco sul palco, vieni qua. Andiamo. Possiamo fare un applauso a Uccio De Santis. Bravissimo. Grazie. Complimenti. Uccio, intanto complimenti e grazie perché un sorriso. Sì, anche a te, ti vedo con l'entusiasmo giusto. Dai, passerà questo brutto. Complimenti. Poi devo far conoscere Paolo a te, fa di tutto, fa veramente. Quasi. Tu non c'eri quando abbiamo parlato di Paolo a lungo, vabbè, poi ti racconteranno. Allora io me ne che faccio? Sì, perché... intanto noi ti ringraziamo di essere stato con noi per questa festa dell'Angelo Custode, veramente ci hai regalato oltre un'ora di sorrisi ed è una cosa molto importante in questo momento, no? Cioè, visto, il fatto che visto il risultato e la simpatia che riscuoti, ti inviteremo a fare una serata di teatro con i tuoi amici. Sì, abbiamo anche parlato e l'assessore anche era molto d'accordo nell'inverno, perché poi d'inverno è un po' più triste la situazione, ci vuole e non da solo, in maniera che con Umberto, Antonella e i colleghi che voi vedete spesso nelle scenette in vari social, due ore in teatro sarebbe una cosa straordinaria anche qua. Grazie, ciao! Uccio De Santis, Priolo Gargallo, bravo Uccio. È stato un piacere. Allora, qualche proprio istante, qualche secondo in attesa che si prepari il palco per la prossima grande artista e tra poco giustamente presenteremo con, come giusto che sia, in maniera, con una certa enfasi, perché per me è veramente un piacere e un onore. Sindaco, intanto complimenti, siamo ritornati all'aperto, siamo ritornati in piazza, dicevo proprio all'inizio di serata, finalmente... Tra una critica e l'altra ce l'abbiamo ma fatta. Ma critiche, vabbè... Perché molti pensano che le leggi non vanno rispettate. No, assolutamente.
che le regole vanno messe da parte. E non si può fare. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto secondo le leggi dello Stato. Non siamo in una gabbia, non ci siamo chiusi perché volevamo chiuderci, avrei voluto tanto che tutte 11.000 persone di Priolo fossero qui stasera, che tutta la provincia di Siracusa fosse qui stasera. Non era e non è possibile. Non era e non è possibile. Mi dispiace che qualcuno scriva cose stupide rispetto a quello che facciamo. Noi applichiamo le leggi. Purtroppo abbiamo avuto anche qui a Priolo diversi morti, tantissime persone che sono state male. C'è un virus che si chiama Covid che deve essere eliminato. Per fare questo bisogna farsi i vaccini, stare lontani, le mascherine, lavarsi le mani, perché se io che mi sono vaccinato prendo il Covid, a me il Covid mi fa poco e nulla, ma se io mi avvicino a uno che non ha il vaccino e gli trasmetto il Covid, lo posso anche uccidere, perché il Covid uccide. Quindi, vi prego, non c'è nessuna forma di amicizia, di tutti quelli che sono qui stasera, o perlomeno la stragrande maggioranza, avevano prenotato. La prenotazione perché l'abbiamo fatto? Per evitare che ci fossero assembramenti. Poi abbiamo detto, sono rimaste le sedie, se hanno il Green Pass fatele entrare. Se non hanno il Green Pass, non entrano, non perché non lo voglio ma io. Ma perché è un protocollo nazionale. Non si può fare, ma anche io come medico direi di no. Quindi mi dispiace per qualche polemica sterile e inutile. Mi fa piacere invece che stasera vi siate tutti divertiti e continuare questo divertimento. E continuiamo, continuiamo. Grazie, grazie sindaco. E allora VLTV, la tua TV sul digitale terrestre e sul web.